Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova storia di A tu per tu con. Questa sera ho un ospite speciale per me. In realtà, quando si intervista un amico, all'inizio si pensa che sia più facile perché ti senti a tuo agio e perché dai un po' per scontato che sia più normale. In realtà mi sto rendendo conto ora che la telecamera si è accesa che in realtà non lo è perché ti verrebbe da dire un sacco di cose, ma devi trovare quelle giuste per dare l'importanza alla persona che è nel tuo cuore. E allora, siccome in questi a tu per tu le persone hanno imparato a provare a scoprire con me le persone attraverso quello che sono. E poi sicuramente anche quello che fanno è il percorso che poi a volte ci porta ad essere quello che siamo. Allora io vi dico quello che lui è per me. Un amico, una persona con cui ho condiviso tanto nella mia vita, tante gioie, tanti momenti di grande e forte emozione sul palcoscenico e fuori, e tanti momenti anche difficili. Lui è una persona che ha un'energia molto forte e ciò che fa nella vita gli permette di veicolarla e donarla agli altri. E allora io oggi vorrei far conoscere a voi di lui proprio questa sua energia, ma anche il suo cuore, la sua sensibilità, la sua profondità. Che a volte lui nasconde un po' dalla sua esuberanza, ma io che lo conosco molto bene so che dentro c'è davvero tanto, c'è un fiore prezioso e lo voglio donare a voi. Lui cosa fa? Danza. Dove? Adesso lo scopriamo insieme. Lui però oggi sarà solamente Marco, un mio amico, ma oggi a tu per tu con Marco Messina. Eccoci. Com'è andata la presentazione? Bravina. Non cominciamo così, altrimenti è dura, eh. Facciamo i seri oggi. Proviamoci. Ok, allora, per farvi conoscere Marco, io come sempre ho pensato a una serie di immagini. In realtà ne ho scaricate dal suo Facebook, dalla mia infinita collezione, ne ho fatto una marea e non posso mostrarle tutte, sono troppo e selezionarle vi assicuro che è stato difficilissimo. Però ho scelto queste. Io di solito faccio delle domande all'inizio. Per Marco quelle domande le farò alla fine, perché prima desidero raccontarvi di lui. Guarda come siamo belli. Ah, però, giovani e belli. Giovani e belli, sì. La prima ti ricordi dove eravamo? In Calabria. Argentina, La seconda? se non sbaglio. Bravo. E l'ultimo? A una festa delle nostre, però non mi ricordo dove, ma va bene lo stesso. Ok, questa l'ultima è quella un pochettino più recente, però mi piacciono perché questo ti fa capire come è cambiato il nostro rapporto. Sì, prima eravamo culo, scusa, non si dice, eravamo amorevoli, poi ci abbracciamo solamente, io ti abbraccio, Esatto, io no. e adesso voglio che non la commento. E poi dai, un po' più anche la confidenza aiuta anche a scherzare, a prenderci in giro. E questa è la cosa bella dell'amicizia, però volevo proprio una carrellata così alcuni dei nostri momenti un po' più intimi. Ora entriamo nel vivo, perché tu sai, e le persone che mi seguono sanno che faccio due domande all'inizio a tutti, però a te non le farò, cioè non le farò, ne farò una alla fine di quelle domande, perché prima desidero raccontare la tua storia.
E la storia di Marco è una storia particolare, la storia di ognuno di noi. Però mi piace raccontare la storia di Marco ed è ciò che mi ha colpito quando l'ho conosciuto ormai 15 anni fa, perché è una storia nel mondo della danza e non solo, di grande tenacia e di non iniziare a fare qualcosa e portarlo a un livello alto, non partendo da tutto ciò che in realtà un ballerino classico dovrebbe avere. Ed è forse ciò che la sua storia si accomuna molto un po' alla mia, no? Quell'impossibile che in realtà diventa possibile. E allora voglio raccontarvi questo. Faccio vedere una foto, iniziamo con la danza, naturalmente, no? Quindi ho scelto queste due foto, anche qui potevo farne vedere a bizzeffe, ma ho scelto la foto di Marco. Tu lì sei? Nella prima foto sono in scala e stavo danzando una coreografia di Killian, bella figura al balletto, che è uno dei miei balletti preferiti, dove facevo un ruolo da primo ballerino, uno dei primi ruoli da primo ballerino che ho fatto. E devo dirti anche la seconda, la conosci? La seconda la conosco, siamo io e te e Salvo in uno dei nostri balletti. Ho scelto questa tra le tante, non lo so perché mi piace molto, mi piaceva e l'ho scelta come emblema di ciò che Marco per me è, un ballerino che danza al Teatro alla Scala di Milano, quindi uno dei teatri più importanti al mondo. E poi io ho la fortuna, la gioia, la bellezza. Di poter avere Marco che danza con me da 15 anni. E la raccontiamo però la storia di Marco, perché Marco inizia a danzare all'età di... 16 anni. Allora, per chi non capisce niente di danza, forse dice poco. Per chi invece sa cosa significa la danza? Iniziare a danzare a 16 anni e diventare ballerino del Teatro alla Scala di Milano è tanta roba. E ci racconti, Marco, come la danza è entrata nella tua vita? Io penso che la danza è nata con me, sia nata con me. L'ho scoperto tardi, certo, e questo anche grazie a tutte le persone che mi sono state accanto e mi hanno fatto scoprire le mie doti e il mio talento. Io sin da piccolo, me lo dicono sempre i miei genitori, a tutte le feste e matrimoni ballavo come un pazzo, ero sempre in pista, egocentrista al massimo, come lo sono adesso. Non fare quelle facce che ti vedo, eh. E quindi era sicuramente una cosa innata, però mai avrei pensato di poter calcare i palcoscenici che ho calcato, sto calcando e spero calcherò, soprattutto in questo momento. E all'età di 15 anni circa andavo all'oratorio con le mie amiche, le mie compagne, le persone che frequentavo all'epoca e mi dicevano: dai, vieni a iscriverti a danza in una scuola privata a Venaria, da dove sono nato io. Io danza, no, vabbè, io danza non la voglio fare, voglio fare tutt'altro, però se mi devo iscrivere a danza per passare il tempo e comunque è sempre un'attività sportiva, vengo a fare hip hop. All'epoca c'era di moda l'hip hop e quindi mi sono iscritto subito a hip hop e mi piaceva da impazzire. Però la mia insegnante, che vorrei citare perché penso di dare il più grande grazie a lei, che è Laura Finicelli del Centro Arte e Danza Venaria, mi ha detto: va bene Marco, dopo questo primo anno di danza di hip hop è ora di fare danza classica. Danza classica? No, vabbè, io con la calzamaglia, no, non ne voglio sapere, non ne voglio sapere, non ne voglio sapere. Lei mi ha, fra virgolette, obbligato a iscrivermi al corso di danza classica. Non l'avesse mai fatto. E ho cominciato quindi a scoprire che cosa fosse la danza classica, perché per me tombé, pas de bourrée, plié, jeté era Allora. arabo, ma peggio dell'arabo. Ho scoperto un mondo che mi affascinava, un mondo tutto da scoprire. E grazie a lei
ho fatto questo primo anno di danza classica con lei, dove mi ha dato le basi che avrei dovuto avere, diciamo, da 8 almeno 9 anni prima. E sono andato a fare un'audizione come comparsa a Torino, al Regio di Torino, e c'era Royal Ballet che faceva Cinderella di Frederick Ashton. E per me, io sono entrato in un mondo completamente sconosciuto. Io facevo il cameriere. Nel frattempo che facevo danza classica nella scuola privata, facevo il cameriere. Bellissimo, cioè a me piaceva tantissimo fare quello, volevo andare nelle navi da crociera, volevo lavorare nei più belli hotel del mondo. Sono andato a fare questa audizione dove praticamente non dovevo danzare, perché le comparse praticamente non fanno danza, sono delle figure che stanno intorno a tutto il corpo di ballo e dovevano mimare determinate situazioni. Mi hanno visto e su 250 persone che erano lì all'audizione, ne hanno scelte 5-10 adesso, scusami, non mi ricordo, e tra quelle c'ero io. Io penso che quello sia stato il segnale più grande che mi diceva che forse questo era il mio mondo. Sarebbe diventato il mio mondo, ancora tutto da scoprire, però ho respirato l'aria di una compagnia di danza, della magia del teatro che io fino a quel giorno lì non respiravo, perché poi da quando mi hanno preso ho vissuto con loro 2 mesi a Torino, e quindi entravo alle prove, andavo in scena, ho scoperto veramente ogni angolo e ogni respiro di questa magia. E quindi forse lì ho detto, forse valgo qualcosa, forse ho qualcosa che mi ha dato l'opportunità di essere scelto su 250 persone, cioè non arrivando comunque da un mondo, dal mondo della danza, dico, cosa ho scelto? Me cameriere, perché vedevano che camminavo bene con i piatti in mano, no, forse hanno visto qualcosa di più. E quindi la mia insegnante mi ha detto: va bene, Marco, adesso hai fatto questa esperienza, è ora che tu ti iscrivano all'Accademia di Danza. A Torino c'era e c'è il Teatro Nuovo di Torino, dove sono andato, mi hanno preso, mi hanno, scusa il termine, spolpato nel senso che ho dovuto reinventarmi e imparare tutto quello che non avevo addosso, non avevo le basi della danza classica, quindi loro mi hanno preso, uno, per le doti fisiche, perché la prima cosa che guardano sono le doti fisiche, e due, perché secondo loro io avevo questa energia che tu prima dicevi, forse loro l'avevano già capita. E allora da lì è nato il tutto. A me quello che ha sempre affascinato della tua storia è proprio come tu, oltre che sicuramente qualcuno ha visto in te, qualcosa, no? Proprio perché se non fosse stata per la tua insegnante, poi anche le altre persone che sono arrivate dopo, no? Hanno visto. Non ho citato, scusami se ti interrompo, non ho citato ovviamente i miei genitori, Sì, ma perché... ci arriviamo. Ah, ok, basta, allora non parlo più. Ci arriviamo. Scusa, cambio un po' posizione perché vedo che la luce continua a Sì, cambiare. troviamo la luce giusta, però quello che sicuramente senza qualcuno, lo sguardo esterno che vedeva, no, le tue qualità, le tue doti, quello che poi della tua storia mi ha sempre colpito fin dall'inizio è stato quando poi ti hanno appunto preso, sei andato al teatro di Torino, il Nuovo di Torino, e lì hanno confermato, no, quelle doti che tu avevi, hanno visto anche la tua passione, ma anche la tua caparbietà. Questa è una tua delle doti molto forti, però è servita moltissimo perché, e anche devo dire che l'umiltà a 15 anni, a 16 anni, di tornare indietro, perché comunque quella parte tu non l'avevi, e cioè metterti alla sbarra e con costanza imparare tutto. Bastava solo quello per farti dire no, non è per me, perché spesso abbiamo paura della fatica e anche di rimetterci
dici non l'ho fatto, io quel percorso non l'ho fatto, ormai è tardi, basta, no? Questo mi piace molto della tua storia, è vero che eri giovane, eri un ragazzino, però comunque a quell'età lì sei anche un po' particolare, anche solo per orgoglio, no? Uno poteva dire, ma chi me lo fa fare, no? E invece no, quella è stata secondo me la chiave. È stata la chiave, mi sono azzerato. Mi sono azzerato perché ho completamente cancellato il mondo cui stavo vivendo, che era quello degli hotel, delle navi, e mi sono messo in gioco. Mi sono messo in gioco e ho rischiato. Mi è piaciuto rischiare. Perché però avevo la sensazione che dietro di me avevo delle persone sincere, delle persone che sicuramente mi avevano dato la strada giusta e mi avevano indirizzato nel mio percorso. Bello, questo è molto importante. Questo, tra le storie, tante ne ho sentite di danzatori e ogni storia, dentro ogni danzatore c'è davvero un mondo, no? Poi racconteremo la storia di Salvo, un'altra volta, però la tua mi colpisce molto perché sembrava, qualcosa che non potesse esistere, nemmeno l'avevi mai immaginato, no? E poi in realtà l'hai preso con tanta forza da trasformarlo. E poi sei arrivato al teatro alla Scala di Milano. Come ci sei arrivato? Chi mai l'avrebbe detto? Già per me essere al Teatro Nuovo di Torino, perché oltretutto io dopo il primo anno di accademia, il secondo anno avevo il contratto in compagnia. Quindi io sinceramente ho bruciato tantissime tappe, perché l'accademia durava 6 anni o 5 anni, insomma 5 anni a Torino. Io ho fatto un anno e dopo il primo anno avevo già un contratto come ballerino. E questo è stato veramente tutto inaspettato. Cioè, nel giro di 2 o 3 anni il mio mondo si è completamente rivoluzionato. E dopo che sono stato al Teatro Nuovo di Torino per 5 anni, il direttore Federico Olivieri, che era direttore della Scala all'epoca, mi aveva visto proprio danzare a Torino e mi aveva chiesto: vuoi venire alla Scala? Bah. Ci penso. Ma ho dovuto pensare, ti dico la verità, forse te l'avevo già raccontata, vabbè, sicuramente. In quel periodo io avevo fatto l'audizione per fare Notre Dame de Paris, perché come ben sai sono molto appassionato del musical ed era la prima edizione, quindi si parla di 20 anni, più di 20 anni fa. E mi avevano preso anche per fare Notre Dame de Paris, proprio in quel periodo. Lì ti devo dire che è stato un momento difficile della mia vita, perché ero convinto di lasciare il Teatro Nuovo di Torino, però dovevo scegliere fra il Teatro alla Scala e Notre Dame de Paris, che per come sono fatto io avrei scelto Notre Dame de Paris perché per me era il sogno, ero innamorato di quel musical, di quelle coreografie magnifiche. Dall'altra parte c'era il Teatro alla Scala, una meta per me inaspettata e ma non faceva proprio parte del mio progetto di vita. Oggi posso dire che ho fatto bene a scegliere il teatro alla Scala. Direi anch'io per il percorso che hai fatto e non solo, poi c'è un altro motivo non meno importante. E, sì, perché hai conosciuto anche me, no? No? No, non mi sembra. Magari ti avrei conosciuto da qualche altra parte, se dovevamo incontrarci. Io credo che sia così, credo che sia così, perché poi appunto tu vai al Teatro alla Scala di Milano, raccontiamo poi, adesso perché insomma ci sarebbe davvero da raccontare un sacco di cose, però raccontiamo i momenti salienti, no, della tua vita, Marco, quelli che hanno proprio cambiato il corso, ma che hanno anche fatto vedere di te. Le tue caratteristiche, no? Ti hanno forgiato come non solo come danzatore, ma anche come essere umano, no? E allora noi ci siamo incontrati mentre andavamo a uno spettacolo a Rieti 2006. La raccontiamo perché Sì, dai.
Allora, io dovevamo andare a Rieti. Io ero a Milano, Marco era a Milano, e io a Rieti mi avrebbe raggiunto mio fidanzato, ma dovevo fare il viaggio da sola, no? Così dall'organizzazione chiedo, sapevo che c'erano dei ballerini che venivano da Milano, quindi chiedo il contatto così che io potessi fare il viaggio. E quindi Marco doveva danzare insieme a Stefania Ballone, giusto? Allora incontro Marco e Stefania all'aeroporto, mi accompagnano i miei genitori e Stefania, carinissima, gentilissima, iniziamo a chiacchierare. Marco, occhiali da sole, sto ballerino della Scala se la tira un casino, no? Saliamo sull'aereo, io e lei, papà, chiacchieriamo, lui, niente, lì con gli occhiali da sole. Va bene, arriviamo a Rieti, poi danziamo. Tra l'altro fu un momento particolare perché io lì danzavo per la prima volta anche con Maria Cristina Paolini, che lei danza con noi, danza con me da tanto tempo, e quindi fu un momento clou forse per tutti noi, non a caso, no? Come sappiamo che le cose non accadono a caso. Poi iniziò a conoscere Marco, carino, simpatico. Bravissimo, mi sono incantata a guardarlo danzare, tu però non è così antipatico, no? Come sembrava sull'aereo. Andiamo a cena, chiacchieriamo, e tu però sto Marco non è male, no? E poi lui mi confida, io non so se me l'hai confidato in quel momento o me l'hai confidato dopo. Sinceramente non mi ricordo, ma forse quella sera stessa, sai. Quella sera mi hai detto che tu eri terrorizzato dall'aereo. Terrorizzato di volare e quindi ho detto: ah, vabbè, dai, allora lo perdoniamo, diamogli una chance. E si è capito perché occhiali scuri, era lì che insomma te la stavi facendo addosso. Quindi Forse è che cominciavi a parlare per 3.000 ore. Non è stato carino quel volo, me lo ricorderò era per sempre. solo l'inizio. E niente, quindi poi dopo un po' di tempo, non mi ricordo quanto, c'era MySpace, che era insomma uno dei primi social network, e ricevo Un il messaggio. messaggio tuo, mi diceva: ti ricordi, sono Marco, il ballerino della Scala, ci siamo incontrati a Rieti. Ho detto: ah sì, quello lì è antipatico. Ah, beh. E quindi mi chiedevi se volevo andare a vedere uno spettacolo alla Scala. Come? Certo, subito di corsa. E quindi mi ricordo che sono venuta io appunto con Andrea, con la mia mamma e mio papà, e mi ricordo che tu mi dissi, e poi dopo se avete voglia di venire, andiamo a cena, vi presento Salvatore. Chi sarà mai sto Salvatore? Tu subito, eh? Subito. Beh, la mia mamma, dopo lo spettacolo, Marco, meraviglioso, bellissimo, però lei vede Salvo e si innamora. Me lo ricordo. Ed è la fine. Ed è la fine dell'inizio. E da lì, diciamo che nasce tutto, perché poi nasce la voglia di danzare insieme e nasce tutto un percorso. Allora, questo percorso io lo voglio raccontare con la danza. Con un video inedito, Marco, inedito, Cioè, che io non ho? che tu non hai mai visto, Mamma mia. Ma la nostra danza insieme. Grazie.
Ne abbiamo fatte. Ed è, non è nemmeno tutto. Lo so, lo so. E se no faccio un video di un'ora e mezza. Fare una serie TV. Ho scelto solo alcuni istanti per raccontare davvero tanti anni di emozioni. Detto così, sai, io in questo momento tu sai che io mi emoziono molto e che sono emotiva perché credo che l'emozione sia una delle cose più belle che l'essere umano possa provare. E in questo momento vedere noi sul palcoscenico fa anche un po' male. E perché sono commossa, perché manca tanto, mancano quelle emozioni, manca la gioia, manca tutto il percorso che ci ha portato lì, perché dietro ogni balletto c'è una storia nostra di viaggi, di hotel, di risate, di pianti, di momenti di sconforto, momenti di forza, insomma c'è la nostra vita, la nostra storia, no? E non è che la nostra storia si è fermata, siamo ancora qua, anche se vicini ma lontani, no? Però è emozionante. E allora non so se tu ti ricordi che ogni tanto per scherzare nei momenti di stanchezza, quante volte magari abbiamo detto, oggi vorremmo sederci in prima fila e guardare il nostro spettacolo. Tante volte è successo. Credo che non lo diremo più. No, no, sicuramente ci sta insegnando tanto questo periodo. Non solo per la danza, ma per noi che viviamo questo mondo, ci ha veramente segnato e spero che ci darà la forza di dare il valore vero a tante cose. Sì, e spero speriamo, ma io ne sono convinta di poter calcare tanti altri palchi insieme e di viverli con la spontaneità e la naturalezza che ci ha sempre caratterizzato. Saranno E ancora più belli sicuramente. sì, credo che daremmo ancora più valore, non che prima non l'avessimo dato, perché devo dire che l'abbiamo sempre dato in maniera molto forte, ora ancora di più. E quindi ecco, questo era il mio omaggio a questi anni di danza insieme. Ringrazio. E io ringrazio te. E tutto questo è stato possibile grazie, come per me, anche per te, alle nostre famiglie. E poi la cosa bella della nostra amicizia è che in realtà le nostre famiglie insomma, siamo diventate una grande famiglia, no? E quindi io so cosa. Le nostre mamme hanno condiviso tanto insieme, Eh sì. i nostri papà, e quindi insomma è bello anche questo. Però io so che dietro a te, alle tue scelte, alla possibilità di fare della tua vita ciò che ami, a livello artistico e non solo, c'è proprio la tua famiglia. E quindi, guarda, ho scelto anche lì l'imbarazzo della scelta, ma ho scelto queste foto. Ho scelto, vabbè, mamma Teresina, papà Mauri, Salvo naturalmente, poi dall'altra parte che sta il matrimonio di Di Luca. fratello Luca con Simona.
E ci sono anche altri membri della famiglia, ma tanti altri, però loro in rappresentanza di tutti. Assolutamente. E la tua mamma e il tuo papà sono stati fondamentali in tutto. In tutto sì, hai detto bene. A parte, come abbiamo detto prima, nella sfera lavorativa, nella mia scelta che ho fatto, quindi di cambiare all'improvviso e buttarmi in un mondo sconosciuto per me e per loro, con tutte le paure e le incertezze di chiunque. Però mi hanno detto, questa è la tua scelta, noi ti sosterremo sempre. E in più, Arriviamo lì? Dai, non lo so, vuoi entrare tu, voglio dire. entro io. Allora, sì, c'entro io a parlare dell'amore, no? Perché nel tuo percorso è stato fondamentale scoprire Marco, il Marco che sei, il Marco che non ha paura di essere quello che sei. Io credo che quando penso alla tua storia, e lo dico anche, tu lo sai molto bene, con cognizione di causa, per tante cose mie, sei non solo tu, ma anche insieme a Salvo siete un esempio molto bello di amore. Al di là del fatto che siete due uomini, l'amore è amore, noi l'abbiamo raccontato tante volte anche nei nostri spettacoli, no? Il concetto di amore è un concetto meraviglioso, muove il mondo e l'accogliere tutti i tipi di amore è la cosa più naturale che esista, no? Però per un ragazzino che cresce e scopre che quello che è giusto per gli altri non lo è per lui, no? Che lui ha delle emozioni, delle sensazioni diverse. Diventa fondamentale l'accogliersi così come sei. E anche qui la mamma e il papà, Luca, anche, Luca, certo. E tutta poi di seguito tutta la famiglia. la famiglia, sono stati davvero importanti. Quell'abbraccio della mamma, quando tu dovevi partire per il Teatro Nuovo, No, partivo per mi lasciavo casa per la prima volta e mi trasferivo a Milano per la scala. per la E scala. Sì. lì mamma ha trovato, ce lo racconti tu? È sempre toccante raccontarlo, eh? Dovevo lasciare casa, avevo scelto di andare al Teatro alla Scala e quindi, se non erro, il 17 agosto, però mamma forse si ricorda meglio la data. Sicuro. Sì. La sera prima io avevo preparato tutte le valigie e avevo lasciato un libro sul letto. Mia mamma, non perché voleva vedere cosa ci fosse dentro, pure. Mia mamma curiosa apre il libro per vedere di cosa parlava il libro, esce un segnalibro con una cartolina con scritto "Ti amo" è il nome di un uomo. Bene, io ho girato lo sguardo e ho capito, perché io mi ricordavo cosa c'era in quel libro. Mia mamma ha chiuso il libro e è andata di là in sala. Io ero in cameretta. Vado in cameretta facendo finta di nulla. E ho detto, vabbè, vediamo di sdrammatizzare, vediamo se non ha letto, vediamo. Avevo capito, ma ho cercato di sdrammatizzare. Ho visto mia mamma in lacrime. Ho detto, eccola là, e adesso? Ora racconto un po' sorridendo, un po' facendo lo stupido, però ho capito che forse era arrivato il momento di parlare. Sono andato a dormire. Il mattino dopo mi sveglio, mi trovo di fianco al mio letto una lettera. Una lettera di mia mamma che tutt'oggi conservo. E forse tu non l'avrai neanche mai letta. No, me l'hai Ecco, solo raccontato. vedi che c'è qualcosa che non sai. È una lettera dove, in parole povere, mi diceva che ovviamente era dispiaciuta che avrei lasciato casa, era contenta comunque di quello che stavo andando a fare, ci mancherebbe, ma che aveva letto quel segnalibro e voleva delle spiegazioni. Io ho detto, bene, Marco, cosa fai?
non puoi inventare scuse. Gli mando un messaggio sul cellulare e gli scrivo: mamma, di' a papà che devo andare a prelevare, perché visto che parto, devo andare a prelevare e andiamo insieme. È stato un viaggio lungo. La banca era dietro casa, ovviamente, ma non dovevo prelevare. Ci siamo messi in un parcheggio e in lacrime mamma ha chiesto spiegazioni di quella dichiarazione d'amore. Non mi ricordo che cosa le ho detto, mi ricordo solo che guardandola negli occhi mi ha dato la possibilità di dirle che ero innamorato di un uomo. Mia mamma subito mi ha abbracciato, in lacrime tutti e due. Però mia mamma non sapeva che cosa fosse l'omosessualità, perché per mia mamma ai tempi voleva dire, con tutto il rispetto, lavorare per strada, aveva paura che mi avessero fatto del male, aveva paura che fossi stato bullizzato, che fossi stato... Ne ha pensate di ogni, non ha pensato al dono dell'amore, ha pensato a tutte le altre cose che circondavano questa cosa qui. E le ho spiegato che cosa fosse l'omosessualità, ma forse dovevo ancora scoprirlo bene io all'epoca. Le ho detto che ero semplicemente innamorato di un ragazzo, di un uomo, non di una donna. E dopo questa mezz'oretta di chiacchierata mi ha detto: Marco, se tu sei felice, sono felice con te. Non ti nascondo che non è facile. Più che altro perché, come ti ho detto, non sapeva che mondo fosse. Per lei era un mondo completamente sconosciuto, non se ne parlava tantissimo. Adesso siamo molto più fortunati perché finalmente si sta un po' parlando di questo amore. E il problema era tornare a casa. E abbiamo preferito aspettare di dirlo anche a papà, perché lui è una persona molto più riservata, molto più introversa e dovevamo prenderci prima il nostro tempo. La scusa che piangevamo tutte e due, per fortuna, era che io partivo per Milano, quindi lasciavo casa. E questa è stata la cosa divertente di questa storia speciale. Poi, vabbè, l'abbiamo detto dopo un po' di tempo, neanche troppo, a papà. E papà, l'unica cosa che mi ha detto è stata: che cosa pensano gli altri? Io ho detto: papà, a me interessate voi, mio fratello, che siete la mia famiglia, del resto non me ne frega niente. Io ero già consapevole, ero cosciente quando ho parlato con papà rispetto a quando avevo parlato con mamma. E lui mi ha detto la stessa cosa di mamma: se tu sei felice, io sono felice con te. E lì ci siamo abbracciati, finalmente abbracciati. Questo è molto bella, questa storia di accoglienza di mamma e papà, di ascolto. Mi piace pensare così, due genitori che indipendentemente dalle scelte, che poi non sono scelte, no? È l'essere di una persona, accolgono e amano il proprio figlio. E quindi credo che per te sia stato un grande aiuto emotivo per affrontare. Assolutamente sì, io lo dico e lo dirò sempre che io e Salvo siamo stati fortunatissimi, perché con quello che purtroppo leggiamo ancora oggi e sentiamo, ci sono molti ragazzini, molti ragazzi, ma anche persone molto più grandi che hanno paura di liberarsi, hanno paura di essere se stessi perché le famiglie non li accolgono e purtroppo qualcuno arriva anche a gesti estremi. E Certo. io questo non posso leggerlo, non ce la faccio, perché dico, io sono stato fortunato, perché gli altri non possono esserlo. Perché ognuno ha il suo percorso. E questo è il tuo. E questo è il tuo e la cosa bella di questi a tu per tu sono proprio raccontare il nostro percorso. Perché a volte specchiandoci in qualcun altro capiamo qualcosa di noi,
Adesso stiamo parlando di omosessualità, come stiamo parlando di diversità, che può essere quella di un corpo, ma anche ci sono tante altre cose che non si vedono, che sono più sottili e che invece comunque provocano tanto dolore, perché non Assolutamente. accogliere qualcuno, non amare qualcuno per quello che è quello che provoca dolore. Molto. E la danza sicuramente è stata un veicolo anche qui di espressione molto importante. Perché nel mondo della danza diciamo che è tutto un po' non più facile, è tutto un po' più possibile, ecco. Sì, ci si sente un po' più liberi perché ovviamente siamo liberi di essere noi stessi in tutte le sue sfaccettature. È un mondo pieno d'arte e quindi tutto quello che c'è intorno non è fondamentale. Perché l'arte è il centro, no? Quindi non importa che sia. E questo è un po' quello che diciamo, credo che forse ha unito noi, no? Me, te, non importa quante braccia si hanno, non importa chi si ama, ciò che importa è quello che si racconta attraverso una delle arti più belle che esista, perché noi la amiamo. E allora volevo far vedere poi il tuo amore. Perché poi alla Scala hai incontrato lui, che ha cambiato totalmente la tua vita, che ti ha accolto così come sei, che ti ha amato. E guarda, ho scelto due foto. Ho scelto voi due da ragazzini, perché siete più. Mamma, che belli che eravamo. E poi quella foto, l'altra te l'ho fatta io. Mi ricordo. Al mare, due salve, poi. Guarda, non so se si vede. Aspetta, che tolgo la. Sì, esatto, ti ho anche È la mia regalato. cover che mi ha regalato. Mi piace molto perché ci siete voi, cioè siete tu e Salvo e Kira e Raja, che sono i vostri due cani che amate tanto. E quindi ecco, quello è l'amore. Poi però raccontiamo, anche perché sennò dovremmo stare qui a raccontare. Sì. Giorni Dobbiamo e giorni, le puntate, stringere. stringere, tipo le puntate, le sitcom, e arrivare, Certo. dimmi, dimmi, No, no, pensaci a farle. lo faremo. È arrivato il momento, dopo quanti anni insieme, tu e Salvo, è arrivato il momento. Non dirmi che parli del matrimonio perché non voglio piangere, ti Non prego. piangerai, non piangeremo. Ma dopo quanti anni 30 insieme? anni. 13 anni, 13 anni insieme è arrivato quel momento. Fortunatamente a livello legislativo è stato possibile e quindi avete scelto e avete deciso di farlo per poterci essere anche a livello, perché non è che avevate bisogno di un contratto per amarvi. E l'avete fatto da subito e continuate a farlo. Ora siamo a 18 di anni e sono brava, Hai studiato. ho studiato, e però questo sicuramente vi permette di esserci reciprocamente nel momento del bisogno, che possa essere, che speriamo che non ci sia mai, ma è giusto che sia così. Allora, facciamo vedere le foto, faccio vedere le foto, non ho video. Perché sennò era troppo emozionante. Lo so. Anche perché la proposta di matrimonio di Marco a Salvo mi ha fatto venire degli colpi al cuore a me, immensi. Che bello. Sì, perché Marco ha organizzato una festa unica, solo come sa lui fa fare lui, per chiedere a Salvo di sposarlo. Però la mia paura, e lui lo sa molto bene, era siccome Salvo. Rispetto a Marco, è molto più, come posso dire, Riservato. riservato, diciamo così. Io avevo paura, non che Salvo dicesse di no a Marco, ci mancherebbe altro. Avevo paura che davanti, è vero che eravamo solo amici stretti, però ho detto, Salvo si fa prendere dal panico, vede tutta questa gente qui che scappa. Arrivederci, grazie, è stato bello. E invece devo dire che non è successo, anzi, è stato stupendo, è stato un momento bellissimo, io mi sono commossa tanto.
però e come mi sono commossa il giorno del matrimonio. Allora, aspetta che Ma perché ti avevo invitata? sì, non proprio, però mi sono intrufolata. Ah, ok, non è... Dai, ci sta. Allora, queste sono le foto che io adoro. Anch'io. Sono le più belle, una bellissime. Perché sono spontanee, siete voi e credo che, sai che sembra strano, ma con queste foto non c'è molto da dire. E diciamo che raccontano noi, raccontano la nostra felicità. Penso che felicità sia la parola giusta. Sì, a me ciò che piace, vabbè, tu felice. È la felicità di Salvo, che non so perché mi... Ma Perché non... Salvo difficilmente esterna tanto, a differenza mia che nel bene o nel male esterno. Esatto. E quindi vedere lui così felice è speciale. Poi guarda, ho scelto queste foto, io e voi, questa foto bellissima in braccio a voi, l'adoro. E poi io mi sono commossa. Mentre ho letto, molto mi sono molto commossa. Noi no, invece. No, infatti, guarda, vuoi vedere Salvo? Lo sapevo, guarda. Come mi conosci? Come ti conosco? Io Io no, questa questa foto foto. è tutto, credo che sia tutto. Forse avremmo dovuto riassumere tutto solo con questa foto, perché noi che conosciamo Salvo c'è un mondo dentro qui. Io credo che un giorno farò un ritratto a Salvo di questa foto, perché c'è l'amore, c'è la commozione, ma c'è la liberazione Da di tante cose. tante cose, no? Perché la racconteremo, lasciamo le persone, racconteremo la storia di Infatti non vado oltre perché ci sarebbe tanto da parlare anche della sua storia. Esatto, ma Lui. la racconterà lui e riusciremo a fargliela raccontare. Sono sicuro, sono sicuro. Sì, anch'io perché è bello, voi due persone, cioè voi due vi amate, vi volete bene, condividete da tanti anni la vita, la danza insieme, le vostre storie sono completamente diverse, però hanno portato alla stessa cosa, quindi questa secondo me è la cosa bella da raccontare, no? Perché non c'è un modulo, non c'è un modo solo, e ognuno di noi, anzi, credo che non vi sareste mai potuti amare se foste stati simili o uguali, No, assolutamente no. non ha senso. Però ecco, noi abbiamo gioito con voi di questo, che è un traguardo importante non solo per voi come coppia, ma credo che anche per la nostra società. E quindi mi piace raccontarlo. Mi piace raccontarlo come lo facciamo, mi piace raccontarlo pensando anche a tutti quei ragazzi, magari giovani, che non sanno come vivere questo amore, che magari qualcuno possa vederli diversi, che qualcuno possa giudicarli, o che possano non capire che nell'amore c'è purezza, indipendentemente da chi lo vive. Questo per me è fondamentale. E che nonostante le difficoltà magari di accogliere, di accettare dentro di sé qualcosa del genere, ci può essere la bellezza di vivere semplicemente chi si è. È la cosa più bella che uno può augurare a tutti. E allora faccio una domanda. Allora, aspetta, sì, c'ho altre due domande. Poi, guarda questa foto. Lo riconosci? Penso di sì. Cosa gli diresti ora a quel Marco? Cosa direi ora a quel Marco? Direi sinceramente mi farei complimenti, gli direi bravo, bravo perché
Hai seguito il tuo istinto, hai avuto la forza di superare tanti ostacoli, perché per adesso abbiamo parlato sempre di cose belle, ma di ostacoli ce ne sono stati, di momenti difficili ce ne sono stati, e già quel Marco che hai visto nella foto, aveva tanto da dire. E con quello sguardo e quel sorriso, forse già sapevo cosa mi sarebbe successo. C'eri già tu dentro quel Marco? No, o forse c'era, ma l'ho scoperto dopo. Neanche tanto tardi, troppo tardi. Io adesso non mi ricordo quanti anni avessi avuto, ma penso che 5-6 anni dopo l'ho accettato, l'ho accolto dentro di me e l'ho esternato. E quindi sono sicuro che però in quel Marco c'era già la consapevolezza di quello che sarebbe successo. Bene. Allora, la domanda che tu conosci molto bene, perché l'hai sentita, che me l'hanno posta centinaia di volte, perché a me? Tu sai come la declino io, lo sanno ormai anche le persone che mi seguono, e mi piace vedere come gli altri la declinano a modo loro, come la vivono. In realtà ti dirò, per quanto ti conosco, non ho idea di come risponderai tu, però ho scelto una foto per scherzare, per ridere, che non ti aspetti. A noi non piace ridere. No, 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 siamo seri. Oggi siamo stati abbastanza seri, però avevamo delle cose importanti Mi hai da ricordare. supplicato. Un po' sì. Perché avevi paura. Aspetta, Molto. Però è stato bravo. dopo. Spengo la comunicazione. No, allora, questa foto in realtà fa vedere noi proprio E non la come vedo, se la metti, la posso vedere. si sta scaldando. Meno male che siamo alla fine. No, vabbè. Allora, racconto questa foto. Tornavamo da uno spettacolo. E praticamente lui aveva la mia valigia, la sua valigia. Poi ci eravamo fermati in un posto che noi adoriamo, che è il Picchio a Loreto, dei nostri amici che salutiamo, e ci avevano, insomma, avevamo portato a casa delle cose buonissime. Quindi Marco aveva la sua borsa, la mia borsa. Insomma, alla fine ci siamo trovati qua, eravamo a Milano, credo, appena arrivati, e lui, conciato così, dice: "No, ma hai scritto, è bello avere un'amica senza le braccia." Intanto questo ci fa dire quanto, insomma, noi scherziamo e ci prendiamo in giro. Non so perché ho scelto questa foto, forse perché così, ma se io ti chiedessi perché a te, tu come mi rispondi? Perché a me cosa? Dimmelo tu. La volevi facile e ti ho messo una foto. No, potevo metterti una foto di danza, una foto con Salvo, una foto. No, ti ho proprio messo una foto per portarti da un'altra parte, perché voglio vedere dove vai tu. Sei stronza, eh. Tanto stronza si può dire, non è una parolaccia. Metti il beep, dai, ce l'hai anche tu il beep. Perché Aggiungerò. a me? Perché penso che ognuno di noi abbia una strada con diversi bivi, diverse possibilità. Io ho scelto la strada della felicità, la strada degli ostacoli, la strada delle paure. Ma perché voglio arrivare sempre alla fine di queste strade buie, di queste strade difficili, perché ti dimostra che se uno riesce ad andare oltre e superare tutti gli ostacoli che la vita ci riserva, la felicità prende il valore che merita. Perché a me, come ballerino,
perché forse avevo qualcosa da donare. Perché a me come esempio d'amore, perché forse c'è bisogno non di dimostrare, ma di mostrare realmente il vero significato della parola amore in tutte le sue sfaccettature. Perché a me conoscere te. Ecco. Sei pronta? Ragazzi, non me la sto studiata perché non mi ha detto manco la domanda. Cioè, io penso che, come ci siamo sempre detti, il nostro destino era già segnato. Ci sono state tante cose che oggi ci dicono, beh, noi dovevamo essere fratello e sorella, non ce n'è. Ne abbiamo passate di tante insieme, belle, brutte, positive, negative, però io penso che insieme possiamo veramente mostrare che cos'è il vero valore dell'amicizia, che va a prescindere da tantissime cose. Cosa fai con le facce? Guarda che ti vedo, sto cercando di essere serio, ma gna faccio. No, no, ce la fai. Ce la faccio. Penso che insieme possiamo aiutare tantissime persone e possiamo raccontare che siamo fieri di essere diversi, che la diversità noi. Boh. Che cos'è? Siamo noi, Siamo noi. è la normalità che viviamo. E quindi penso che ci sia un perché a tutto. E io sono contento oggi che finalmente possiamo parlare liberamente di tutto, possiamo raccontarci, possiamo gioire, piangere, però raccontare. Ed è la cosa più bella raccontare, perché quando uno ra non racconta è perché ha paura. E noi la paura non ce l'abbiamo. E forse è per questo che io e te ci siamo trovati subito. Sì, lo credo anch'io. Grazie Marco. In realtà noi scherziamo e ci prendiamo in giro, ma sappiamo reciprocamente che questo è quello che proviamo, che pensiamo e che ci tiene qui ancora dopo tanti anni. E, hai detto una cosa giusta ed è il motivo per cui io sto facendo questi a tu per tu, che non hanno un vero motivo, un vero scopo, sono fatti per la voglia di condividere, perché sono sincera, mi manca il pubblico, mi mancano le anime che avevo la fortuna di incontrare, perché non è solo danza, non è solo il palco, ma è tutto quello che intorno crea la danza, crea l'arte, la vita. E quindi con questi tu per tu volevo solo restituire alle persone un po' della fortuna, della gioia che ho avuto io nell'incontrare persone come Marco, che mi accompagnano da tanti anni e che appunto volevo raccontare in una forma che non abbiamo mai avuto, non abbiamo mai fatto. La nostra danza dice tantissimo, ma ora che non la possiamo fare abbiamo anche un altro strumento che è la voce e la usiamo, che sono le nostre storie e le condividiamo. E quindi io ti ringrazio davvero e ti faccio vedere. Per concludere, due foto in cui ti dico grazie. Una è questa, e siamo noi cinque nel nostro ultimo spettacolo disegnati così, che speriamo di continuare a portare in scena. Maria Cristina, Salvo, Marco e Beatrice, grazie a loro io faccio quello che faccio. E poi un'altra foto. Questa è molto bella perché in questa foto ci sono altre persone per noi molto importanti. Questo era un altro spettacolo. Da sinistra c'è il nostro amico Gianni che ci fa belli e non solo, che crede anche in noi, ci vuole bene. Poi c'è Chiara, Ventura che ci ha dato l'opportunità per tanti anni di viaggiare tutta l'Italia a raccontare le nostre storie. E poi la nostra Mariangela, che senza la quale non potremmo
fare quello che facciamo. Quindi volevo un Quanto attimo. ci manca tutto questo? Cosa? Quanto ci manca tutto questo? Ci manca tanto, siamo un po' malinconici, però in questa foto c'è raggruppato tutta la gioia che noi abbiamo vissuto fino a un anno fa. E fortunati, Molto. privilegiati, lo diciamo, perché quello che si prova lassù prima e dopo è qualcosa che forse non riusciremo mai veramente a raccontare. No, perché sono cose che vanno vissute e le persone che le vivono con noi sicuramente le provano. Ne abbiamo anche un po' di conferme, ma non Certo. perché noi vogliamo conferme, ma perché siamo semplicemente noi stessi e quindi la gente si trova, sta bene. Infatti, in realtà lo spettacolo a volte quello più bello è quello dietro le quinte. È vero. E non andiamo troppo. No, no, meglio di no. Bene, Marco, che dire, grazie davvero per aver raccontato la nostra storia, posso dire così, perché è un po' mia, un po' tua e nostra. E quindi noi diamo l'appuntamento la prossima volta sul palcoscenico. Esatto, Assolutamente sì, e vi aspettiamo numerosi. Ho cosa? detto, vabbè, non mi far ripetere 400 volte. Ho detto grazie a te, Simona, per una volta che sono gentile. Mi stavo perdendo questo. Grazie Marco. Allora, aiutami a dire di iscriversi al mio canale YouTube. Iscrivetevi, dovete iscrivervi. Al canale di Simona Azzori, va bene così? Bravo. No, vabbè, no, devi studiare, non ci siamo. Devo studiare. Comunque bella quella foto, quel quadro là dietro, eh? Ah sì, questi siamo noi. Durante il nostro spettacolo, questo era il balletto Passioni, Marco mi bacia. Non diciamo altro. Io direi di fare blackout perché qua. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie Simona e iscrivetevi al canale. Ciao e benvenuti. Sì. Sì. Ciao Questo e... è Simona. Eccomi. Vi aspetto alla prossima storia di A tu per tu con... Ciao. Ciao.